Presentato con successo nei più importanti festival di settore, è stato giudicato dalla critica uno dei migliori spettacoli di teatro realizzati nel 2018. Parliamo dello spettacolo della Compagnia dei Somari, Il Piccolo Clown, che mercoledì scorso ha aperto la stagione del Teatro Ragazzi. Di Klaus Saccardo, Nicolò Saccardo e Natasha Belsito, lo spettacolo si sofferma sul rapporto tra due generazioni, quella del padre e del figlio. È una storia che mettiamo in scena io con il piccolo Nicola Saccardo, che è mio figlio. È una storia che abbiamo creato assieme e che racconta la storia di un'improbabile amicizia fra un adulto e un bambino, un contadino e un piccolo clown che irrompe nel suo mondo. È una storia di scambi, è una storia di conflitti, come tutte le storie tra genitori e figli. Noi abbiamo messo in scena in maniera teatrale e in qualche modo anche un po' poetica quella che è la nostra relazione, quello che accade quando un bambino entra nella vita di un adulto, e come il ruolo dell'adulto cambia e come cambia il ruolo del bambino in questo continuo gioco di scambi. L'appuntamento successivo della stagione Teatro Ragazzi al Teatro Civico della Spezia è per domenica 1 dicembre alle 16:30 con il coro Kids Fabrizio De André, in scena con Tutto il tempo del mondo, liberamente ispirato a Momo di Michael Ende. Replica per le scuole lunedì 2 dicembre alle 9:30 e alle 11:00.